I miei assistiti sostengono di non essersi mai definiti fratelli di Dio, né di essersi recati in casa dei Barreca per motivi economici. Dicono anche di essere addolorati per essere stati descritti come dei mostri e ribadiscono di non essere degli assassini, ma dei predicatori di pace e preghiera. Confidano nella giustizia giusta e nella ricostruzione della verità piena. Parla Janfer Franco Critelli, il nuovo avvocato difensore di Sabrina Fina e Massimo Carandente, i coniugi arrestati con l'accusa di aver partecipato alla strage avvenuta lo scorso febbraio ad Altavilla Milicia, Palermo. Secondo gli inquirenti, i due avrebbero assistito Giovanni Barreca, un imbianchino anch'egli arrestato, nell'uccidere la sua famiglia per liberare la casa dal demonio. La moglie, Antonella Salamone, e i due figli, Kevin ed Emmanuel, sono stati brutalmente uccisi dopo essere stati sottoposti ad atroci torture. La terza figlia di Barreca, una ragazza di 17 anni, è sopravvissuta alla strage ed è stata anch'essa arrestata con l'accusa di aver partecipato alle violenze. La dinamica esatta degli eventi e i ruoli dei detenuti non sono ancora chiari, poiché continuano a scaricarsi le responsabilità l'uno sull'altro. Emergono sospetti su altre persone coinvolte, in particolare su una sorta di santone che avrebbe orchestrato la strage. Gli inquirenti indagano da tempo su tali ambienti, ma solo ora è emerso il nome di un ex frate, Giambattista Scozzaro, noto come Padre Giulio tra i suoi seguaci. Con 62 anni alle spalle, un tempo appartenente all'ordine dei frati francescani dell'Immacolata, Padre Giulio è ora agli arresti domiciliari insieme a un medico che si ritiene abbia manipolato i figli contro la madre grazie alla complicità dell'ex frate durante la loro separazione. Una vicenda simile è avvenuta sempre in Sicilia, a circa 50 km da Altavilla, e presenta analogie con quella della famiglia Barreca. Emergono sospetti che nella provincia di Palermo operino gruppi di fanatici religiosi autogestiti, i quali, sotto il pretesto della fede, ricorrono alla tortura e alla violenza per perseguire i propri interessi economici. Si ritiene che il principale obiettivo sia l'accumulo di denaro. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'ex frate avrebbe deviato centinaia di migliaia di euro per la costruzione della cosiddetta Casa Mariana, un imponente luogo di culto eretto all'interno della sua residenza a Collesano, Palermo. Questo luogo sarebbe stato presentato come rifugio per i suoi seguaci in vista della fine del mondo. Le finanze di Padre Giulio sembrano essere state alimentate dai contributi dei suoi adepti, che hanno raggiunto la cifra di 500.000 euro raccolti tra il 2017 e il 2023. Una parte considerevole di questi fondi sarebbe stata versata dal medico, il quale, per tale motivo, si sarebbe indebitato pesantemente, arrivando a richiedere finanziamenti che la moglie avrebbe dovuto ripagare. È quanto ha rivelato la donna durante gli interrogatori. Gli acquisti effettuati da mio marito sono scaturiti da richieste per una sua presunta intercessione con la Madonna. Da lì a poco, secondo quanto gli era stato detto, sarebbe arrivata la fine dei tempi ed era necessario trovare un rifugio. Come confermato dalla moglie, Padre Giulio aveva utilizzato i fondi per acquistare un camper del valore di 17.000 euro, un container dal valore di 8.000 euro e altri beni mobili. Questa precaria situazione finanziaria aveva portato alla fine del matrimonio tra il medico e la moglie. La donna aveva tentato di opporsi alle continue richieste dell'ex frate, ma questi l'aveva richiamata, esortandola a seguire il cammino della fede. «Qualora mi fossi rifugiata, avrei perso tutto, in primo luogo la mia famiglia». Effettivamente, alla fine, tale minaccia si è concretizzata. Lo hanno riportato gli investigatori. Per comprendere la portata della forza carismatica di Scozzaro, è sufficiente pensare al fatto che la famiglia è stata letteralmente distrutta, fino ad arrivare all'allontanamento da Collesano della madre e delle figlie, ritenute possedute da una legione di demoni. Insomma, i parallelismi tra questa vicenda e quella di Altavilla Milicia sembrano evidenti. Dalla prossimità geografica all'ipotesi di manipolazione basata sul fanatismo religioso. I due eventi sono dunque interconnessi? Una risposta ancora non è stata data,
Le analisi sui telefoni di Barreca e dei suoi presunti complici potrebbero rivelare informazioni cruciali.